Era lo scorso 13 agosto quando il sindaco di Fiumicino, Serino Montino, firmò l'ordinanza contro il degrado. Si impegnò così a vietare attraverso 15 articoli tutti i comportamenti che incidono negativamente sulle condizioni di salute, igiene, decoro degli spazi e vivibilità dei cittadini. Nel centro residenziale Pleiadi a Parco Leonardo, igiene e decoro non sono certamente due punti rispettati. Sono pochi quei quattro contenitori, ma anche che cosa che manca? Il contenitore della plastica manca. E la plastica viene tutta quanta gettata lì per terra. Io vedo sempre lì che è pieno di roba. Poi è organizzato male. Perché è organizzato male? Cos'è che non va? Non si può lasciare lì per terra le cose, anche se c'era la differenziata con tutte quante le cose, fa veramente schifo, insomma. Nonostante nel 2012 sia partita la raccolta differenziata, ad oggi la situazione non si è ancora regolarizzata. Nei pressi dei raccoglitori sono costantemente abbandonati diversi sacchetti stracolmi di rifiuti. Da un lato il problema è la mancanza di un servizio adeguato, ma dall'altro invece anche l'inciviltà dei residenti, perché come si vede bene in questo punto, ad esempio, i residenti hanno gettato il cartone con il vetro e anche la plastica con la carta. Da quello che raccontano alcuni residenti, solitamente lo spettacolo è ancora più desolante. La scarsa igiene, la sporcizia e il degrado hanno ovviamente attirato un gran numero di topi. È così, anzi oggi sta bene, perché ci sono giorni in cui è tutto quanto pieno e il vento, l'acqua porta via giù tutto. Non si possono mettere quattro cassonetti per un condominio così grande, insomma. In questo lato del palazzo sono solamente quattro i cassonetti a disposizione dei residenti e, come potete ben vedere, sono solamente per il vetro e per i rifiuti organici. L'inciviltà c'è. Partiamo da un concetto che l'inciviltà c'è, perché io spesso mi porto la macchina piena di immondezza perché so che magari non è la giornata e quindi aspetto che arrivi la giornata. Invece c'è gente che butta di tutto a tutte le ore, non rispetta gli orari e so che peraltro buttano immondezza non differenziata. Cioè noi specialmente il sabato e la domenica abbiamo la discarica a cielo aperto. Sì. I topi stanno aumentando in questa zona. È proprio la immondezza quella che dà fastidio. Cioè vedere una cosa del genere, ripeto, poi in giornate di pioggia, di vento, la immondezza viene sparpagliata, cani, gatti che comunque passano e arraffano, insomma. Sulla questione è intervenuto il vicepresidente dell'associazione Crescere Insieme, Emilio Errio, che ha dichiarato: a 7 mesi dalla sua approvazione bisogna annotare il totale fallimento dell'ordinanza antidegrado. Fiumicino era sporca prima, lo è forse ancora di più oggi. Ovunque ci sono mini discariche che spuntano come funghi. Ai piedi dei secchioni il degrado è un cazzotto in un occhio. Il verde è lasciato in balia di se stesso, il servizio di smaltimento rifiuti è totalmente insufficiente e del porta a porta, uno dei cavalli di battaglia del sindaco, nemmeno l'ombra, ha concluso.